Buongiorno ragazzi, oggi vi porto a Shinjuku al pop-up store di Guilty Gear Strive che inizia oggi e finisce il 4, mi pare, di aprile. È presto qui a Shinjuku, sono le 10 e vorrei fare colazione, però è un po' tutto chiuso. Adesso andiamo a vedere se la crepe è aperta. No, mi sa che è chiusa. Mannaggia, niente, la creperia è chiusa. Allora vediamo di trovare un altro posto dove fare colazione. Alle 10 non è semplicissimo trovare qualcosa di aperto, però vedremo. Ah, c'è il bar della Taito, l'ex bar arcade, però non sono convinto che facciano colazione. Adesso vediamo. No, 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 è tutta roba da pranzo. Mannaggia, vabbè, niente. Anche qua, niente. Allora andiamo a cercarne un altro ancora, dai. Allora, finalmente l'abbiamo trovato uno. Si chiama Coffee Seibu. Un posto molto chic, molto elegante. Costa poco però. Questo è il morning setto. Io prendo il morning setto B, che me gusta. Questa è una varia panoramica di quello che hanno. Il posto è carinissimo. Sono i divanetti in velluto, molto tranquillo, musichetta rilassante. Ci sta, ci sta. Questo è il mio caffè. Bello, caffè lungo. Adesso gli mettiamo un po' di latte per dargli un po' di gusto. Oh, finalmente è arrivato il mio sandwich. Un BLT che non è BLT perché gli manca il bacon, quindi c'è dentro il pollo che è un PLT praticamente. Oh, finalmente sta per aprire. Il palazzo dove c'è dentro anche la Tower Record sta per aprire, manca poco e aspettiamo. Dai raga, finalmente siamo dentro. Ultima rampa di scale al decimo piano, anche qua un delirio, mannaggia. Saliamo, saliamo. Già vedo due cartonati interessanti. Eh sì, il piano è quello giusto. Andiamo, andiamo. Sembra che non c'è nessuno. E invece no. C'era la fila di gente nascosta dietro lo scaffale. Va bene. Oh, finalmente tocca a noi. Adesso faccio un video veloce, veloce di quello che c'è, poi passo all'acquisto. Sono acrilici, tappetini, cap, portachiavi, il CD in uscita che è quello lì sulla destra, altri due che cartonati, peccato non sono in vendita. Sì, un evento piccolino, niente di che, diciamo solo per vendere le cose. Ecco la signorina che impacchetta i miei acquisti. Per chiudere la giornata andiamo a mangiare in un ristorante italiano gestito da due miei amici dove si mangia molto bene. Il nome del ristorante è Buon Gustaio a Edo Gawabashi. Ogni tanto un italiano me lo concedo. Siamo dentro, come potete vedere è medio piccolo come grandezza di ristorante, arredato con cose tipiche italiane. E vediamo cosa mi portano oggi, che piattone mi portano. Eccolo qui, degli gnocchi con crema di bufala, zucchine e menta. Proviamo, sono curioso.